mio assistito non ha detto nulla di particolare, soltanto che non c'entrava nulla con quanto ha letto nell'ordinanza di custodia cautelare. Chiaro che il giudice gli ha chiesto che opinione si è fatta e lui ha risposto che se è vero quello che c'è scritto qui è una follia. Questo è quello che ritiene il signor Cosentino, il quale dice che quello che è accaduto sarebbe stato incompatibile con il suo ruolo nel Catania Calcio, perché se il suo ruolo è stato quello di costruire una squadra che doveva essere all'altezza di vincere il campionato, andare a corrompere per vincere le partite sarebbe stato come ammettere il suo fallimento. E Cosentino, come voi sapete, ha un contratto col Catania che scade domani mattina, quindi si è già dimesso da AD del Catania e quindi non ha più rapporti con il Catania Calcio e ovviamente ha detto al giudice che il suo futuro certamente non sarà a Catania.